Il vero programma elettorale di Marco Lanzi arriverà il prossimo sabato, ma intanto nel weekend appena trascorso c'è stato il taglio del nastro alla sede elettorale della coalizione di centrodestra che supporta la candidatura a sindaco dell'ex dirigente della Polizia pesarese. Candidatura sostenuta dalle due liste civiche Pesaro Svolta e Pesaro Giovani per Marco Lanzi sindaco. È una sede che rimarrà sempre aperta perché io invito già da adesso, già da ora, tutti i cittadini, venite qua a trovarci nella sede. E invito anche, faccio anche un altro invito. Chi voglia veramente dare un contributo attivo alla mia lista civica è ben accetto, che poi la mia è una vera lista civica, come una vera lista civica quella dei giovani, non come quella di Biancani o di Mila Della Dora, che sono, scusate, sono liste civiche, sono dirigenti del PD, coloro che formano le liste civiche, quindi mi sembrano delle liste civiche che di civica hanno ben poco. Il programma elettorale si costruirà passo dopo passo sull'ascolto dei cittadini. Non sarà un programma definitivo, perché io l'ho detto, ma ci credo, io da lunedì comincio a girare i quartieri, ascoltare i bisogni, le esigenze dei cittadini, quindi sarà un programma in divenire che si costruirà sui bisogni dei cittadini. E permettetemi di dire una cosa, io sono scandalizzato, sono rimasto colpito veramente dal caso Soria, è il caso veramente simbolico di come non deve essere governata una città. Una città non può essere governata in questo modo, senza ascoltare i bisogni e le esigenze dei cittadini. Dal caso Soria che non rispetterebbe la linea del costruire sul costruito ad una vocazione turistica che a detta di Lanzi non può ancora dirsi tale in questa città. Io quello che vorrei tantissimo è che Pesaro diventasse una città turistica 360 giorni l'anno, una città che amo, una città dove vivo, dove ormai da 30 anni vivo, dove ho messo su famiglia. Io ci credo tantissimo perché abbiamo una costa e un entroterra meravigliosi. Dobbiamo fare sinergia con tutti i territori, con Fano, Urbino, con tutti i territori della provincia. L'inaugurazione della sede elettorale è arrivata all'indomani della cena popolare di Matteo Ricci a Campanara con 1.600 pesaresi. Chiusura del tour di pane politica che non ha risparmiato frecciata un centrodestra etichettato di mentalità piccola e che a Pesaro sbatterà di nuovo il muso. Sono sorpreso di una cosa, sono rimasto allibito quando durante uno degli ultimi consigli comunali Ricci ha dichiarato che lascia una città perfetta, fantastica, che l'opposizione non avrà nessun argomento per la sua campagna elettorale. Ma in che mondo vive Ricci? Vive in questa città o sta passando tutto il tempo a promuovere il suo libro in giro per la provincia, in giro per l'Italia? Vuol dire che non vive più in questa città, perché io ho risposte completamente diverse da parte dei cittadini, in tantissimi problemi, ma tantissimi. Io per tutta la vita, anzi negli ultimi 10 anni soprattutto, ho fatto volontariato, oltre a lavorare, e mi sono reso conto che esistono tanti problemi. E quando addirittura il primo sindaco eletto a Pesaro, direttamente dai cittadini, Oriana Giovannelli, quindi non un partito del centrodestra, non io che sono un candidato sindaco civico, ma un esponente del partito del PD, Oriana Giovannelli, dichiara che questa amministrazione e il sindaco Ricci non usano più le parole chiave come socialità, come aiutare veramente le associazioni, come fare una vera cultura, come creare una cultura strutturale. Io sono senza parole.